L'accordo del Milan sullo Zafferano fa infuriare il sindaco di Navelli Paolo Federico. Bulbi di Zafferano coltivati in Italia e poi lavorati in Uzbekistan. Uno schiaffo insomma al Made in Italy, secondo il primo cittadino del bellissimo comune. Soprattutto perché una delle squadre più blasonate al mondo, il Milan, stringe una partnership con l'azienda Rosso di Milano, che ha scelto di produrre invece la Spezia all'estero. Il sindaco ha difeso la DOP assegnata a 13 comuni dell'Aquilano e ha invocato l'intervento delle istituzioni locali. Questo accordo per Federico rischia infatti di fiaccare la qualità del Made in Italy. Il comune di Navelli è il simbolo della Spezia, dove nel 1971 è stata fondata la cooperativa Altopiano di Navelli, che riunisce produttori locali di 13 comuni e che nel 2005 ha ottenuto il marchio DOP dall'Unione Europea per lo zafferano dell'Aquila. Il sindaco spera ovviamente che il Milan faccia un passo indietro. Per Federico però è necessario l'intervento del governatore Marsilio, perché secondo lui si sta creando un grave danno alla trafila dello zafferano. Scoprire che il Milan Calcio stringe un accordo commerciale con una società che importa zafferano dall'estero veramente ci fa male come italiani, ci fa male come abruzzesi, ci fa male come produttori dello zafferano DOP dell'Aquila. Questo territorio per l'Italia e per il mondo ha sempre rappresentato l'eccellenza della produzione dello zafferano. A tutt'oggi la nostra qualità ancora non viene insediata e non è stata mai messa in discussione. Oggi invece il Milan Calcio cosa fa? Va a stringere un accordo commerciale con una società che importa zafferano dall'Uzbekistan. Cosa significa produrre bulbi in Lombardia e lavorarli in Uzbekistan? Questo è quello che purtroppo ci piacerebbe capire, e soprattutto quello che bisognerebbe chiedere alla politica di chiarire, e quindi rivedere la legislazione europea in materia di tutela dei prodotti DOP, dei prodotti Made in Italy e non solo ovviamente Made in Italy. Sulla stessa lunghezza d'onda lo chef aquilano William Zonfa, ambasciatore dello zafferano, che ha voluto dar forza alle parole del sindaco di Navelli. Chiunque può adottare qualsiasi strategia di marketing, la cosa che mi rimane un po' perplessa, e che comunque ne sono anche tranquillo, del fatto che noi abbiamo un grandissimo prodotto che lo rende unico, già il nostro microclima, il nostro territorio, i nostri terreni. Abbiamo anche una DOP che certifica questo prodotto dall'inizio della coltivazione fino al consumatore finale, quindi continuo a sostenere e a ribadire che il nostro prodotto, il nostro zafferano DOP dell'Aquila, è unico nel mondo.